Ehi belli, ci vediamo il 28 ottobre a Forlì! Vi aspettiamo tutti! Ciao! È una nave grande, sembra antica! È palesemente una nave fantasma, guardala! Siamo sulla nave, ragazzi! Perché non c'è nessuno? Si è rotto! È così elegante! Il capitano! Guarda! È vero! Era davvero il capitano o era un fantasma? Ci sono delle bambole spaventose! È tutto così antico! Lo spirito di Halloween ci ha offerto una notte qui! Dormire in una nave fantasma? Ma sul serio! Questo corridoio sembra non avere fine! Incontreremo dei fantasmi! Aspetta, qui c'è una porta! Non si apre? Andiamocene! No, aspetta! No, Eric, andiamocene! No, io me ne vado, Dominic! Me ne vado! Ma Eric, no, non è quella la porta! È questa la porta per uscire! Dominic! C'è una stanza strana anche qui! Ma che stanza strana? È un bagno! Dominic, c'è un bagno strano! Ma no, non è strano, fa vedere! Guarda! Ma non è strano, è solo antico! Dominic, c'è un gabinetto! Certo. Eric, è normale! Smettila di essere così preoccupato per ogni cosa! Che c'è? Un pulsante! Dice premi! Premi? Ho premuto! È lo sciacquone! Basta, Eric, lascia! Che strano, è antico! Io non l'ho mai vista una cosa del genere! Premi! Basta! Okay, okay, Eric, solo per provare, Dominic! Io non l'ho mai visto! Guardate, è tutto antico, il lavandino... Un quadro specchio! È uno specchio e basta. Ok. Vediamo la vasca. Guarda! Guarda i rubinetti che sono antichi. Che c'è scritto? Acqua salata? Calda. Acqua salata calda, acqua calda e acqua fresca. Quindi in questa nave si facevano la doccia con l'acqua del mare? Ma è strano. Wow. Guarda, Dominic, della carta igienica antica. Eric, è normale, è moderna, è carta igienica di adesso. Davvero, questi non sono geroglifici. Ma che dici? Secondo me sì. Che c'è? Dominic, che ma c'è? Questa qui è un'altra porta. Vedi, ci sono le cerniere e manca la maniglia. È sigillata, cosa chiude? È vero. È strano, Dominic, è strano. Ma lì c'è il corridoio. Sì. Aspetta, aspetta, guardiamo da fuori. Spostati. E questo cos'è? Non urlare, perché urli? Calma, è solo l'interruttore della luce. Fa provare. Ma... Ah! Zitto! Perché urli? Ah! Eric. Ok. Scusa, Dominic, che ho un po' paura, sinceramente. Ma davvero? Non l'avevamo usato? Dai, usciamo. Ah! Vai, Eric! Va bene, la lasciamo accesa, ok? Qui c'è un altro specchio. Dominic, hai visto che ci sono tanti specchi? Cosa vuol dire? Guarda! 1, 2, 3, 4, 5! E sono anche dispari. Io non ho mai visto una stanza con tutti questi specchi. Secondo me è molto preoccupante questa cosa. E quindi, Eric, cosa c'è di spaventoso negli specchi? Leggende dicono che i fantasmi e i vampiri odiano gli specchi. Forse li hanno messi per questo. Dai, Eric, sono solo delle leggende. Semplicemente così puoi specchiarti ovunque. Non lo so. Dietro le leggende c'è sempre un fondo di verità. Eric. Che c'è, Eric? Che c'è? Smettila di fare così in continuazione. Guarda! Che c'è? Un altro passaggio segreto. Ma no, non è un passaggio segreto. È una porta quella. Che fai? Cosa fai? Che è una porta. E devo scoprire dove porta. Eric, no, fermo. Ci sono le vinci. Okay. Si muove, lo senti? Certo, è attaccato. Busso. Fantasma? No, siamo in America. Ghost? Ma non puoi chiamare fantasmi, Eric. Non penso che ti rispondano. Ghost? È giusta la pronuncia. Ghost? Non risponde. Is there a ghost? Cosa stai chiedendo, se c'è un fantasma? Why ghost? Eric, smettila di parlare in inglese coi fantasmi. Where comunque... are you ghost? Eric. Ghost? Secondo me, quello lì è semplicemente tipo un condotto dell'aria. Excuse me, there is... Excuse me, is there a ghost? I... Smettila di chiedere se ci sono i fantasmi! Because... I'm scared, spaventato! Ah, e pensare che dovrò stare qui con lui tutta la notte. Perché c'è un quadro con delle persone che ballano? E quindi, cosa c'è di strano? Ci sono pure i fantasmi! Qua, no, qua, Eric, qua, no, qua, sono qua, bandiere, e non... sono dispari! Come gli specchi sono 1, 2, 3, 4, 5! 5 fantasmi, 5 specchi! Dominic, sai cosa significa questo? Che sono bandiere, non sono fantasmi, guarda. Bandiere? Ehi, sono bandiere dell'Inghilterra. Dell'Inghilterra? Ah, giusto. Ora che le guardo meglio, sono bandiere. Ma perché queste persone ballano facendo giro giro tondo? Ma non lo so, si stanno divertendo, Eric!
Strano. Che c'è? Ci sono due buchi! Sì, due buchi, e quindi? Servono ai fantasmi per spiarci. Cosa? Sì. Per prima cosa, non penso che ai fantasmi servano dei buchi. I fantasmi sono invisibili. Potrebbero già essere qui ovunque. Potrebbero essere qui ovunque! Calma, Eric! No, no, ho detto potrebbero, non ho detto che ci sono. È anche direzionale! Anche quello è antico, serve per l'aria. Che c'è? No, scusami, è che continuo a spaventarmi. Non c'è niente di spaventoso nell'aria. Ehi, Dominique, ma davvero dobbiamo dormire qui? Sì, io non ci trovo niente di strano. Anzi, è una bella stanza antica, molto particolare. E non c'è niente di cui avere paura, fidati. Non lo so, io non sono tranquillo. E poi ho un problema. Che succede? Dimmi. Devo fare la pipì. E quindi qual è il problema? C'è il bagno? Sì, ma io non voglio andare in bagno da solo. Vieni con me! Ho paura! Ma che dici? Ma sei impazzito! Non verrò in bagno con te! Dominique, io ho paura, capisci? Mi dovrei chiudere lì. Devo chiudermi lì da solo, ma lì dentro! Bagno, hai visto che è il tuo di antico? Da, smettila, Eric! Non c'è niente di cui aver paura, è solo un bagno, no, vai! Dovremmo di aiutarci! Ma io sarò qui fuori, ok? Vai! Dominique, l'amore è aiutarci! Va. Chiudi la porta! Perché hanno messo un gradino? Ai, ho fatto nella porta! Però tu non ti muovere da qui, ok? Tranquillo, non vado da nessuna parte. Ora vai, chiudi. Vai! Ehi! Fai la pipì! Wow, ragazzi, Eric ha troppa paura. Che c'è? Ho paura, non ce la faccio. Penso che ci metterò un po'. Tu stai qui. Ok. Va bene, sono qui. Vado, devo farlo. Ragazzi, ma Eric quanta paura! È incredibile! È davvero convinto che su questa nave ci siano dei fantasmi solo perché è antica e delle leggende dicono che ci siano i fantasmi? Ma dai, sono solo leggende! Voi che ne pensate? Vi piace questo posto? Restereste su questa nave a dormire? O avreste paura come Eric? A me non dispiace, è strano. Ma se quella è la porta del bagno, quella è la porta per uscire, quella cos'è? Qui c'è un'altra porta. Che porta? Oh, non è una porta, è un armadio. Wow, non si vedeva nemmeno. Me ne sono accorta soltanto adesso. Guardate, sembra non ci sia niente nella parete. Sembra un armadio segreto. Mi è venuta un'idea, ragazzi. Sbrighiamoci prima che Eric esca. Adesso noi entriamo qui dentro. Wow, è della dimensione perfetta. Adesso faremo un bello scherzo a Eric. State a guardare. Ci divertiremo tantissimo. Cioè, noi, lui no. Ok, Dominique, fatto. Dominique? 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 Dove sei? Dominique? 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 Dove sei, Dominique? Ti avevo detto di stare qui fuori, Dominique. Dove sei andato, Dominique? Dominique, sei qui, da qualche parte. Dominique, qui, nella porta. Ragazzi, qui dentro non c'è. Com'è possibile? Se n'è andata? Non c'è. Forse è fuori. Ehi, Dominique? Sei qui fuori? Perché sei uscita, Dominique? Non risponde. Apriamo e controlliamo. Dominique? Non si apre! Ragazzi, la porta non si apre! È bloccata! Io sono bloccato qui dentro! Ok, calma. Respira, respira. Dominique starà tornando in questa stanza e mi libererà. No, no, no. Lo sentite? Cos'è? Ragazzi, avete sentito anche voi quello che ho sentito io? Io ho sentito buh! Com'è possibile? Chi ha fatto buh? Forse l'ho immaginato. Dominique lo dice sempre, è la mia immaginazione. Devo solo stare più tranquillo. Continuo a sentirlo? È ancora l'immaginazione? Ok, adesso però... il buh continua! Non sono pazzo! C'è davvero! Dominique! Dominique, aiuto! Dominique, dove sei? È sicuro, è un fantasma. Lo dicevo io che c'erano i fantasmi, lo dicevo! I fantasmi fanno buh e io sento buh. Ehi, fantasma! Oh no, 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 lo sentite, ragazzi, mi ha risposto. Fantasma? Ma se Dominique non è qui e ci sono i fantasmi, allora potrebbe esserle successo qualcosa. Oh no, Dominique, io te l'avevo detto che dovevamo andarcene. No, non è vero, non è vero. Nessuno mi sta chiamando.
Il fantasma non può conoscere il mio nome. Lo sto continuando a fare. Mi chiama. Proviamo. Sì? Chi è? Sono il fantasma. Lo sapevo io. Vedi un fantasma. Fantasma? Che c'è? Che cosa vuoi da me? Ci casca, ci credo davvero. Io non lo so. Chi è? Lo sai? Uri. Cosa vuoi da me? Non farmi niente, ok? Non farmi niente, niente di prego. Non voglio farti male. Non vuoi farmi male? No. Sai dove Dominic, fantasma? No. Come io? Oh, aspettate un momento. Ma se siamo in America, perché il fantasma parla in italiano? Fantasma, posso farti una domanda? Perché parli in italiano e non in inglese? Oh. Giusto, ma che domande fa? Adesso si mette a parlare con il fantasma. Non dovrebbe farmi queste domande. Oh, ok. Lo so che non sono fatti miei, però sai com'è la curiosità. Allora? Sono un fantasma italiano. Cosa? Un fantasma italiano? Sei partito per un viaggio e non sei più tornato. Che cosa triste. Ma non farmi male. Ma che... Vabbè. Adesso ascoltami bene, Eric. Perché? Cosa vuoi da me? Cosa vuoi? Io non ho fatto niente. Non ho fatto... Ti ascolto, ti ascolto. Ma che vuole da me questo? Devi fare una cosa per me. Devo fare una cosa per te? Aiuto, sto parlando con un fantasma, ragazzi. Sì, signor fantasma. Ok, lo faccio. Faccio quello che vuoi. Che devo fare? Devo aprire l'armadio. Ma non ci sono armadi qua dentro. Il fantasma è un po' confuso. No, fantasma, davvero, non ci sono armadi qui dentro. Continua a insistere. No, fantasma, lo sai che io non vorrei darti torto, però l'armadio non c'è. Mi dispiace, magari nella tua epoca c'era, ma poi l'hanno ristrutto. Sì? C'è un armadio segreto. Ma davvero? Dove? Segreto? Guarda. Quale muro? Ci sono tanti muri, signor fantasma. Di fronte al letto. Di fronte al letto, quindi... Guarda due porte. Questo, sì, due porte. È vero! Non le avevo viste! Ci sono due porte! Oh, ma sembrano molto segrete. Apri la porta a sinistra. A sinistra? Quella? No, 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 fantasma, aspetta un attimo. Cosa c'è lì dentro? Mi stai chiedendo di aprire una porta segreta? Parliamone! Io non voglio farlo. Ho paura! E se lì dentro c'è qualcosa di strano? Ok, l'apro, l'apro. Ok. Apri, dai. Ok, ragazzi. Subito. Lo sto facendo. Sto per aprire. Apri. Oh, che paura, che paura. Non mai avuto così tanta paura in vita mia. Vai, vai, vai. Apri. Sto aprendo. Ok, ragazzi, lo faccio. Apro. Fatti coraggio, Eric. Boom! Ah! Ha preso forma di Dominic! E adesso sta ridendo! Ma guardate che risata malvagia! Non è quella di Dominic! Dominic non ride così! Oh no, fa paura! Il fantasma di Dominic! Eric! Mi sta pure chiamando! Ma cosa dici, Eric? Sono io! Tu chi? Dominic! Dominic quella vera o Dominic quella fantasma? Sono vera! Non c'è nessuna Dominic fantasma! Era uno scherzo, Eric! E tu ci sei cascato in pieno! Cosa? Uno scherzo? Dominic mi hai fatto terrorizzare, mi hai fatto spaventare tantissimo. Lo so, eri troppo spaventato. Ho pensato di parlare con un fantasma. Adesso puoi smettere di avere paura, l'unico fantasma qui ero io. No, no, non farlo mai più, ti prego. Penso che non dormirò per 3 giorni. Esagerato. Sì, 3 giorni almeno.